Salve a tutti gli amanti della tradizione napoletana. Oggi facciamo una torta alle mele con le mele della nostra campagna, le mele annurche. Andiamo a fare una frolla a mano, come sempre, una frolla facilissima. Apriamo la farina a cerchio. Inseriamo tutto lo zucchero all'interno, il burro a pezzi e impastiamo burro e zucchero. Il lievito lo andiamo a mettere sulla farina, inseriamo le due uova al centro, facciamo diventare a crema. Adesso incorporiamo tutta la farina. Formato questo panetto, lo mettiamo in un recipiente. Questo impasto, questa frolla si può fare anche in planetaria, ovviamente, facendo la stessa sequenza degli ingredienti e alla fine inseriamo la farina. Adesso lo mettiamo nel frigorifero. Nel frattempo prepariamo il ripieno alle mele. Mela annurca campana. Andiamo a sbucciare. La priviamo della buccia. Andiamo a tagliare a metà. Se non abbiamo lo snocciolatore di mela, facciamo in questo modo. Facciamo dei pezzi non troppo piccoli, vediamo, in questo modo. Mettiamo le mele in una padella a fiamma moderata, lo zucchero, giriamo un po' il composto, versiamo un bicchiere d'acqua, prima che si conclude la cottura, che si asciuga totalmente l'impasto, mettiamo un pizzico di amido di mais e aromi vaniglia. Continuiamo fino a quando il composto si asciuga totalmente. Dopo circa 10 minuti dal primo bollore il composto è pronto, vediamo che è asciutto, lo mettiamo in un recipiente. Nel frattempo il composto si raffredda, andiamo a stendere la frolla. Dopo almeno una mezz'ora in frigorifero, la frolla è pronta, vediamo, si presenta in questo modo. La potete preparare ovviamente anche il giorno prima. Un po' di farina. Andiamo a stendere. Non la facciamo troppo sottile, perché questa torta è tipica di pasta frolla, quindi diamo uno spessore un po' più grande, ossia di 5-5 mm e mezzo. Mettiamo la teglia e inseriamo la pasta frolla all'interno. Diamo tolleranza ai bordi e vado a tagliare con un coltello. Facciamo salire i bordi e buchiamo con una forchetta. Sul fondo mettiamo il composto di mele. Adesso tagliamo a fette un po' più spesse la mela e la mettiamo in questo modo.
Fatto questo giro, siamo all'interno. Continuiamo fino alla fine della crosta. Adesso facciamo rientrare tutta la folla superflua. In questo modo. Con la restante folla andiamo a stendere due decori esterni, un coppapasta piccolo, tagliamo a metà, mettiamo in questo modo. Inforniamo a 190 per circa 30-35 minuti. Raffreddamento completo, andiamo a sformare delicatamente il piatto e voilà. Andiamo a lucidare con gelatina. E finiamo con due ciliegie rosse. Ok. Vieni, 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 vieni. Guarda qua, una stupenda frolla accompagnata da un ripieno spettacolare alle mele annurche e il tutto con la superficie mela. Mamma mia ragazzi, che ve lo dico a fare, voglio assaggiare. Danny, vuoi assaggiare anche tu? Vado. Un sapore di mela annurca della nostra magica Campania associata a una frolla super morbidissima. Ragazzi, non vi rimane che iscrivervi ai miei canali social YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Un bacio a tutti, alla prossima ricetta.